immagini tante noia. Il Salento, territorio dell'anno. Non per uno, ma per due anni di seguito, sia nel 2013 che nel 2014. L'area della provincia di Lecce è al posto più alto del podio dell'attrattività del bel paese, staccando territori di enorme bellezza e solida tradizione, come il Chianti, cioè l'area intorno a Siena, le Cinque Terre Liguri affacciate sul Mar Tirreno o ancora la suggestiva costiera amalfitana o la boscosa provincia di Perugia. La classifica, diffusa alla vigilia della BIT, la Borsa Internazionale del Turismo che si tiene a Milano, suscita incontenibili soddisfazioni e entusiastici commenti. C'è Confindustria, per esempio, che rilancia la notizia dal proposito web. Ci sono poi le soddisfazioni dei politici. Ecco il tweet del sindaco di Lecce, Paolo Perrone, che sottolinea quanto conti nel riconoscimento la candidatura del capoluogo a capitale europea della cultura. Ma non sono contenti solo i politici. Sul quotidiano di Puglia, Roberta Mazzotta, la responsabile di Puglia Promozione, la partecipata della Regione Puglia che coordina le politiche di marketing e turismo, parla testualmente di un bel riconoscimento non solo per il territorio ma anche per l'agenzia che rappresento. Della notizia parlano tutte le testate locali, dalla Gazzetta del Mezzogiorno che spiega che il sondaggio è stato lanciato dalla rivista Italia Turistica, al Corriere del Mezzogiorno, il panino locale del Corriere della Sera, nella cronaca di Bari, che trova la rima tra primato e amato e spiega che IT ha raccolto le preferenze degli italiani tramite l'invio di 248.000 mail. Ma la classifica dei territori dell'anno, che vede in cima il Salento, fa il giro d'Italia, dove ciascuna testata locale rilancia la postazione del proprio territorio. Telenord loda la performance delle Cinque Terre, Salerno Today quella della costiera amalfitana, qui Perugia è soddisfatto dell'ingresso nella top 10 della propria provincia. E ancora le testate nazionali, quelle online come Affari Italiani e quelle cartacee come La Stampa di Torino, che sottolinea l'importanza della dieta mediterranea nel riconoscimento. Per finire, addirittura con l'ANSA, la più autorevole agenzia di informazione d'Italia, dà notizia, nella sua edizione ligure, della classifica che ha attribuito la medaglia di bronzo alle Cinque Terre, quella d'argento al Chianti e quella d'oro al Salento. Insomma, una notizia straordinaria e fortunatissima. Ma da dove viene? La classifica sul territorio dell'anno viene comunicata alle redazioni da un comunicato stampa inviato da Italia Turistica, che abbiamo letto essere una rivista specializzata nel settore dei viaggi e dell'attrattività. Una mail partita però da un indirizzo che sembra avere ben poco a che fare con riviste specializzate e attrattività turistica: info@schoolbox.it. schoolbox.it. E cosa succede digitando schoolbox.it sulla barra degli indirizzi? Che il sito risulta offline, ma l'intestazione che compare è chiarissima. Salento 3.0 by Repubblica Salentina. Italia Turistica non esiste, diciamo, come Italia Turistica, come testata, come rivista. Ripeto, loro l'hanno ereditata dai diplomati dell'anno scorso, che l'hanno creata sulla carta. Ripeto, l'anno scorso ebbe l'idea una coppia, un ragazzo e una ragazza. Mio professore, ma se loro hanno visto sulla televisione la pubblicità di alcuni prodotti che veniva fuori alla fine prodotto dell'anno, prodotto dell'anno. E la questione è: ma esiste un territorio dell'anno? Fate la ricerca, vedete, no, non esiste nulla. Non esisteva nemmeno regioni, ma noi volevamo candidare il Salento. E quindi hanno deciso di parlare di territori. E nel sondaggio non risultano regioni, ma sono oltre 100 territori. Wikipedia dà un elenco di tutti i territori italiani.
Questo professore si chiama Daniele Manni, mentre questa classe è la quarta B del Costa, un istituto industriale che ha la sua sede distaccata in questo centralissimo edificio, posto proprio nel cuore di Lecce, e dal quale negli ultimi anni sono partite tante idee a raffica che hanno letteralmente rivoluzionato il marketing territoriale di questo spicchio di terra, tra le quali c'è anche quella che ha fatto impazzire tutta Italia, il Salento Territorio dell'Anno. Vogliamo promuovere anche fuori il territorio. Questo è il territorio dell'anno, sto dicendo, sì, del sondaggio. Riguardo anche cosa facciamo noi, cioè la ricerca degli indirizzi, tutto questo serve proprio a incentivare proprio il territorio. Cioè renderlo più... Non è uno scopo nostro, diciamo, ma è uno scopo per tutto il Salento. Certo. Questa iniziativa è il territorio dell'anno, a che cosa è servita? Come ha detto lui, è incentivare comunque il territorio, ad aiutare anche magari gli alberghi, i B&B a lavorare di più. È servito ad aumentare il turismo, penso. Penso bene, mi sembra di sì. Cioè, l'anno scorso, l'estate scorsa, è aumentato il turismo nel Salento. Prima al primo posto c'era la Sardegna, ora c'è il Salento. Quindi questa è un'iniziativa pubblicitaria. Pubblicitaria è proprio per promuovere la nostra terra. Magari più in là possiamo anche trovarci noi un lavoro per lavorare su questo. Come funzionava la classifica del territorio dell'anno stando a quanto si legge nel comunicato stampa della fantomatica rivista Italia Turistica? Nei giorni scorsi, si legge, sono state inviate circa 248.000 mail ad altrettanti destinatari in tutte le regioni d'Italia, chiedendo di rispondere alla mail indicando al massimo tre territori diversi meritevoli del titolo di territorio dell'anno. A rispondere, prosegue la mail, sono stati in 48.236, il 19,45% degli intervistati. Un metodo che però, esaminato da vicino, fa acqua da tutte le parti dal punto di vista statistico. Avevamo bisogno di quanti più indirizzi possibili di tutti gli italiani, di qualsiasi regione. Cioè no, ma lei come fa a sapere che è Danilo Lupo, @gmail.com, è pugliese e non trentino? Non lo so. Perché noi in pratica, quando abbiamo fatto questa raccolta di dati, diciamo che su questi 245.000 ho la certezza matematica che solo il 5% è salentino. Il 95% è extra salentino, perché la ricerca degli indirizzi aveva proprio questo scopo, cioè quello di trovare persone che non vivessero qui a cui fare promozione e farli venire in Salento. Sì, la certezza come l'ha ricavata, questa era la domanda. Perché nella fase di ricerca, quando i ragazzi, gli alunni allora facevano le ricerche degli indirizzi di posta elettronica, andavano in pratica a cercare se non si erano suddivise le regioni, se erano suddivise le province, ognuno aveva il compito di trovare 3.000 indirizzi di Torino, 3.000 indirizzi di Alessandria, 3.000 indirizzi di Asti, ogni alunno aveva in pratica questo compito. Facciamo affidaccia, come si dice? In quel momento potrebbe anche un alunno avermi ingannato e avermi dato 3.000 indirizzi o 4.000 o 5.000, cioè chi era bravissimo ne trovava 10.000 e magari c'erano altri indirizzi all'interno, non posso avere la certezza matematica che ogni singolo indirizzo, magari pur di soddisfare il numero, andava per scaglio ovunque. Ma la radice, diciamo che c'è una precisione, secondo me, dell'80%. Insomma, è impossibile dimostrare due cose. Che le 248.000 mail inviate, ammesso naturalmente che fossero davvero tante, siano state equamente distribuite in tutta Italia in rapporto alla popolazione di ciascuna regione. E che poi le circa 48.000 risposte, ammesso naturalmente che fossero davvero tante, siano state anch'esse equamente distribuite in tutta Italia. Perché è così importante l'equa distribuzione territoriale? Perché se io chiedo a una platea composta soprattutto da toscani o da sardi quale sia il territorio più bello, il campanilismo prevarrà inevitabilmente e la Toscana o la Sardegna vincerà a mani basse. Ed ecco che il solido sondaggio della rivista specializzata Italia Turistica si rivela tutto sommato un geniale strumento di marketing territoriale, ma probabilmente una bufala. Forse a fin di bene. Ma questa cosa qui è il sondaggio, chiamarla bufala è azzardato? Troppo. Perché? Sì, allora, noi di bufale ne abbiamo fatte. Ah, diciamolo. Ne abbiamo fatte due. Cioè? Poi ci siamo fermati perché due ci stanno, a distanza di due anni una dall'altra, la terza comincia a far perdere credibilità. Non c'è due senza tre? No. E il quarto viene da sé? Noi ci siamo fermati a due. La prima bufala, che per noi era vistosa, è invece passata e ci siamo meravigliati noi stessi, era della salentoterapia, dove alcuni scienziati dell'università di Dorkenstein, inesistente,
hanno fatto uno studio e hanno visto in pratica che bastava soggiornare 3-4 giorni nel Salento per ricevere un beneficio salutare. Allora capirete l'imbarazzo quando il docente universitario dell'Università Federico II di Napoli ci chiama e ci chiede in pratica se potevamo fornire in pratica come era stato fatto questa cosa, i nomi dei colleghi, perché lui voleva contattarli per vedere, per mettersi in confronto con loro. E lì la mia difficoltà è enorme, dico: professore, mi scusi, ma cioè, è una bufala, cioè, è grande quanto il sole questa cosa. Certo. La seconda qual era? La seconda è stata quella in pratica della igiene dell'ospitalità che avevamo noi salentini. Perché siccome tanti popoli si erano avvicendati, come se avessimo sviluppato geneticamente nel nostro DNA un gene particolare, avevamo dato, trovato anche un nome latino di questa cosa, volgarmente chiamato gene dell'ospitalità. In quel caso l'ADN Kronos, un giornalista dell'ADN Kronos, chiamò e disse: professore, quanto c'è di vero in questa cosa? Dico: no, non c'è niente, è una bufala in pratica per fare le cose. Questa chiamò un genetista dell'Università di Roma, della Sapienza. Il genetista ci ha fatto una marea di pubblicità perché ha lodato la genialità della bufala, dicendo: no, non è proprio possibile che si possa creare un gene in questo modo, però complimenti a chi l'ha messa in giro, perché effettivamente... Allora, queste bufale molto grossolane, a fin di bene, hanno sempre questo scopo di far parlare del territorio. Di certo è un modo tramite il quale gli studenti del Costa si spremono il cervello e trovano strumenti nuovi per promuovere il territorio. E poi c'è un ulteriore elemento. La scuola così torna ad essere un ginnasio, cioè una palestra nella quale allenarsi alla vita reale e all'ingresso nel mondo del lavoro. Cioè lavorerete in futuro, insomma, o comunque si spera che il turismo dia lavoro. Nonostante hanno finito il quinto anno, sono ancora qui che danno una mano, che lavorano proprio, e molti anche fuori hanno preso proprio il campo indirizzato da questa scuola e percepiscono naturalmente un... Beh, l'idea dell'autoimpresa, no? Che parte dalla scuola e poi domani diventa professione. Quella che avete sentito non è teoria. Già in altre analoghe esperienze, gli studenti del Costa e le loro start-up, esperienze di impresa, nate sui banchi di scuola e poi evolutesi in vere e proprie aziende, hanno guadagnato, come è giusto che sia, per il loro lavoro. C'è dietro quella che io vorrei che loro imparassero, e che credo che piano piano stanno imparando, è che con la creatività e con l'impegno si può creare business. Perché il nostro obiettivo e fare in modo che loro non vadano più tutti via per non aver trovato lavoro. 3 anni fa proprio è scattata la molla quando vennero ulteriori ragazzi a dire: professore, noi ce ne stiamo andando, che non c'è niente. Allora ci siamo detti: forse la scuola deve fare un qualcosa in più e non soltanto la buona formazione. E con l'attuale quinta cominciamo a dire: no, lavoriamo in un settore, facciamo in modo, prendiamoci una sfida, in 3 anni cerchiamo di lavorare e fare in modo che chi fra di voi, 3-4 di voi, non volessero andare all'università, non volessero prendere carriera militare, ma volessero restare a lavorare, non devono bussare da nessuna parte, ma se lo sono creato in questi 3 anni. Bene. A luglio sapremo se ci siamo riusciti, ma le buone premesse ci sono, le buone premesse ci Speriamo. Sono. E poi, per la prima volta quest'anno, un intero raggruppamento di operatori, commercianti e imprenditori turistici hanno commissionato la promozione di una località costiera ai ragazzi del Costa. Quando l'Associazione degli Operatori di Castro, ATOC, si è posto il problema del rilancio d'immagine della Perla del Salento, ha pensato di rivolgersi a questi studenti, prolifici di idee semplici ma efficaci. E visto che Castro di rilancio dell'immagine ha decisamente bisogno, vista la situazione divenuta ormai annosa della piazzetta crollata e non ancora ricostruita, il presidente dell'ATOC, Angelo Ciriolo, ha commissionato un lavoro vero e proprio, affidato anche a 4 ragazzi di questa classe, che alla fine verranno ricompensati concretamente, con denaro e non solo con un bel voto in pagella. Creiamo degli eventi noi, dove poter far partecipare queste persone, delle estrazioni ogni settimana, magari c'è un piccolo regalo. Se fate la riffa. Sì, per chi ha questa carta. Premi, questa carta. Dei premi per chi ha preso la carta? No. Diciamo tipo dei soggiorni nei ristoranti. Tipo una volta al mese si organizza un soggiorno, gratis. E estrazione, chi vince proprio il soggiorno in quel B&B.
Ecco, l'idea del Salento territorio dell'anno, tutto sommato, è una bufala, ma potrebbe essere definita una bufala bianca, a fin di bene. Ma che dice anche un'altra cosa, che le bufale sono facilissime da fabbricare, senza grandi mezzi, anzi, ma con due ingredienti decisivi. Da un lato la capacità di una notizia ben congegnata di dilagare in modo virale in un ambiente tutto sommato acritico come il web, e dall'altro un'assoluta creatività al limite della genialità. Alla fine è una cosa che serve a tutto il territorio, non soltanto a noi. Noi vogliamo proprio far vedere quello che gli altri non sanno, perché molta gente non viene proprio nel Salento perché non conosce cosa c'è. Magari con questo aiuto, con questa pubblicità che noi facciamo, un turista informato ha più probabilità di venire da noi per farci visitare. Sei geniali da questo punto di vista, sono geniali, professore, sei bravissimi voi a fare questa idea. Posso chiedervi di farvi un applauso perché siete molto bravi? Ecco, sarà forse una bufala questa degli studenti del Costa e del loro professore. Ma una bufala così geniale, inoffensiva ed efficace, chi viene da suggerire alle istituzioni, ai comuni, ai politici, alle agenzie pubbliche di promozione di tornare a scuola e magari di mettere in cattedra questi ragazzi e le loro bufale bianche, semplici ma geniali.